Benvenuti amici di smartworld.it, oggi siamo in compagnia del nuovo Apple MacBook, piccolo, leggero, sottile, con una sola porta USB, sebbene sia la nuova 3.1 Type-C e molto caro, ma questo probabilmente lo sapevate già. Se mi date qualche minuto del vostro tempo, però magari riesco anche a convincervi che c'è qualcosa di più da sapere su questo Apple MacBook. Allora, Apple MacBook, solo MacBook, non Air, non Pro, l'essenza sostanzialmente di come Apple vede un notebook in questo 2015. E lo vede, devo dire, in una maniera piuttosto contraddittoria e un po' di rottura rispetto al passato, anche in proporzione ad altri suoi stessi prodotti. L'estetica è sempre quella, ormai piuttosto collaudata, si aggiunge questo nuovo colore che abbiamo qui in prova, questo grigio scuro che a me piace veramente molto, però l'estetica del MacBook rimane esattamente quella di sempre. Anche se il logo della mela sul retro non è più illuminato come nei precedenti modelli, una cosa che ha scatenato un po' le ire dei fan, ma della quale probabilmente non noterete la mancanza. Se andiamo poi ad aprirlo, al suo interno in realtà le differenze rispetto alle configurazioni Pro o Air, che magari conoscerete già meglio, un po' si notano. Si notano perché? Intanto perché la tastiera è con una corsa veramente molto molto sottile, ben più di quanto non sia presente su Air e su MacBook Pro. Assomiglia a quella, diciamo, di alcune tastiere esterne che vengono utilizzate con i tablet, quindi corsa davvero sottilissima, tasti comunque molto ampi, ad isola, ben distanziati l'uno dall'altro. Retroilluminazione come sempre presente su 16 livelli di luminosità, retroilluminazione che però non è proprio del tutto al pari di altri modelli sempre della mela. Ci sono delle piccole sbavature vicino agli ESC o ai command che non sono illuminati esattamente bene come gli altri. Niente che comprometta la visibilità al buio, ma comunque non è perfetta. Per quanto riguarda la digitazione su una tastiera del genere, vi ci vorrà un po' di tempo forse per abituarvi, ma in realtà probabilmente meno di quanto non pensereste. Io devo dire ci ho messo davvero poco. All'inizio è stata un po' una sensazione strana avere una corsa così breve dei tasti, ma devo dire che sono molto robusti, si fanno premere bene anche sul bordo e dopo un po' acquisterete, diciamo, la velocità tipica su altri tipi di tastiere, anche su questa qui, appunto, con una corsa così ridotta. Il click poi è abbastanza sensibile e molto, diciamo, piacevole al tocco. Discorso diverso per quanto riguarda invece il trackpad, che in questo caso è il ormai famoso Force Touch Trackpad, che probabilmente già avrete sentito nominare più volte e che abbiamo già recensito anche sul MacBook Pro 2015. È esattamente lo stesso. Aggiunge in più, appunto, questa funzione di tocco forzato quando andiamo a premere più fortemente sul trackpad stesso. Per il resto, le gesture sono esattamente quelle che c'erano anche sugli altri Mac. La particolarità di questo trackpad è il fatto che funziona solo col computer acceso. Se lo premete da spento, sentirete un supporto completamente piatto e non premibile, mentre invece una volta acceso vi sembrerà di poterlo premere, ma in realtà sono, diciamo, i motorini posti al di sotto del trackpad stesso che mimeranno la sensazione di tocco, ma voi in realtà non lo starete concretamente schiacciando come i vecchi trackpad. È una differenza veramente sottile che però vi permette di cliccare con la stessa pressione, con la stessa facilità su qualunque punto del trackpad, e che quindi sinceramente io ho abbastanza promosso da un punto di vista quantomeno personale per quanto riguarda appunto l'utilizzo di questo sistema. Spostiamoci poi un po' più in alto dove c'è il display da 12 pollici Retina, risoluzione un po' inferiore a quella dei MacBook Pro, sono 2304x1440 pixel, giusto per darvi l'idea, però comunque la risoluzione verticale corrisponde a quella orizzontale massima del MacBook Air da 13 pollici, quindi definizione ovviamente altissima su questo modello che è da 12 pollici invece, colori come sempre molto perfetti e un display che è da sempre uno dei punti di forza di Apple e che in questo MacBook si conferma comunque sempre uno dei migliori del settore. Gli angoli di visione in particolare sono veramente molto buoni, anche inclinando fortemente lo schermo o anche guardandolo di lato o dall'alto non avrete assolutamente alcun problema, e in generale il rendering dei font è sempre perfetto come ormai da tradizione su OS X, migliore senz'altro di quello che non c'è almeno ad ora su Windows, anche sui portatili con risoluzioni così alte. Quindi uno schermo senz'altro piacevole da guardare anche per periodi di tempo prolungati. Il punto è se effettivamente
questo sia o meno un portatile da utilizzare per un periodo di tempo davvero lungo. Ma andiamo un attimino con ordine, concludiamo quello che si vede sulla scocca, ovvero l'ampio speaker audio posto fra la tastiera e lo schermo. Speaker che devo dire mi ha veramente stupito. Vi avevo raccontato nella recensione del MacBook Pro come quest'ultimo esibisse un audio superiore alla media. Effettivamente anche questo MacBook vale la stessa cosa, e questo effettivamente non me lo aspettavo. Perché in un portatile così piccolo non so come facciano gli speaker che sono sotto questa griglia a suonare così tanto e così bene, però lo fanno e si sente la differenza anche rispetto per esempio ad un Air che è su una classe audio decisamente inferiore, mentre questo MacBook riesce ad avere una profondità e una potenza sonora che non vi aspettereste. Certo, niente di inarrivabile, però diciamo che il comparto audio viene promosso a pieni voti, soprattutto in relazione anche alle dimensioni e alla tipologia di prodotto che è questo MacBook. Per completare il quadro, vi dico che il modello da noi in prova è quello più spinto, ovvero quello con ben 512 GB di memoria interna SSD, c'è anche una versione con 256, 8 GB di RAM a 1600 MHz e un processore Core M a 1,2 GHz. C'è anche una versione con 1,1 GHz, ma non mi aspetto appunto che le differenze siano troppo sensibili tra le due. Infine abbiamo una webcam da 480p, risoluzione devo dire abbastanza scarsa, e webcam in generale non troppo soddisfacente, quantomeno per il fatto che ormai sarete abituati a risoluzioni ben superiori sulla maggior parte dei portatili. Rapporto di forma tra l'altro in 4 terzi per una webcam che effettivamente appare davvero un po' sottotono rispetto magari a tutto il resto dell'hardware, che è comunque moderno e anche abbastanza potente se ci pensate bene, perché comunque la configurazione minima di questo MacBook prevede 8 GB di RAM, 256 di SSD, display Retina. Non esiste una versione comunque che non abbia display Retina, e un processore Core M che non sarà un mostro di velocità, ma che comunque è una delle soluzioni di Intel Broadwell più recenti. Il punto focale di questo MacBook è un po' questo, in effetti, cioè che Apple ha messo dentro dell'hardware che è anche superiore a quello che non monta sugli altri suoi portatili. Tant'è che questo è il più caro MacBook di sempre, si parte da 1500 euro. Pensate che esistono in commercio comunque dei MacBook Air e dei MacBook Pro che costano meno della versione base di questo MacBook. Perché? Perché Apple non ha rinunciato quasi a nulla. Non esiste una versione con 4 GB di RAM, mentre esiste sia sul MacBook Pro che sull'Air. Non esiste una versione con 128 GB di SSD, mentre esiste sia sull'Air che sul Pro. E non esiste una versione con display non Retina, mentre esiste sia sull'Air che sul Pro. Air che tra l'altro è anche in versione da 11 pollici, quindi con una diagonale ancora inferiore. Il punto quindi è un po' questo: per cosa userete questo MacBook? Perché comunque le prestazioni sono sì abbastanza buone, ma il Core M non è stupefacente. Si comporta meglio rispetto a quanto non si comportava sulle macchine Windows su cui l'abbiamo provato. Questo è dovuto probabilmente proprio a OS X, che è il sistema operativo maggiormente ottimizzato magari rispetto a Windows, e che riesce comunque a spremere meglio l'hardware di questo MacBook, che in linea di massima, se lo userete per navigazione, per guardare foto o anche per vedere qualche film, non vi darà problemi. Non è però un portatile lavorativo per le persone più esigenti, non ci farete montaggi video, non farete editing audio, non vi metterete probabilmente nemmeno a fare editing foto, o almeno non con programmi particolarmente pesanti tipo Lightroom. Photoshop diciamo che gira, ma non è certo all'altezza dei compiti più esigenti. E per quanto riguarda in linea di massima le applicazioni da ufficio, abbiamo quelle di Apple preinstallate, ci sono sia Pages, Numbers che Keynote, ma al solito, se andrete magari a mettere la versione Office per Mac, noterete magari qualche rallentamentino in più rispetto a quanto non sareste abituati anche su portatili come Air o Pro. Al solito poi il fatto di aver osato tanto, cosa tipica di Apple, ovvero inserendo una sola porta USB, sebbene sia la nuova Type-C, limita molto la connettività di questo dispositivo, perché dovrete comunque
affidarvi ad un qualche dispositivo esterno, ad un qualche accessorio per poter collegare anche una semplice chiavina USB per ricaricarlo mentre magari lo collegate a un monitor esterno e via dicendo. C'è una sola porta, quindi se la usate per la ricarica non la userete per nient'altro e in linea di massima per qualunque cosa di cui abbiate bisogno ci vorrà comunque un adattatore. Questo limita un po' la portabilità perché è scomodo andare a giro con un accessorio che pende dal portatile, ma è chiaro che comunque con queste dimensioni e con questo peso si tratta di un dispositivo pensato fortemente per la portabilità. Allora, a quel punto però, come accennavo prima, l'hardware diventa anche un po' sovrammisurato. 8 GB RAM diventano forse troppi, 256 di SSD sarebbero troppi, 128 magari erano preferibili, perché in fin dei conti cos'è che ci andrete a mettere qua dentro? Se non lo userete per elaborazioni video particolari, se in ambito lavorativo appunto vi accontentate, diciamo, documenti da ufficio, di navigare su internet e poco più, a cosa vi servono 256 GB di SSD piuttosto che 128? Quindi al solito Apple ha forse un po' voluto quasi esagerare con tutto il resto per giustificare poi un prezzo che 1500 euro è eccessivo anche per Apple stessa, perché comunque trovate altri MacBook Air oppure Pro in commercio a prezzi inferiori. Tra l'altro veniamo al discorso autonomia, autonomia che è buona perché comunque il Core M è fatto, diciamo, apposta proprio per promettere maggiore autonomia, ma è comunque non stellare. MacBook Air riesce comunque a fare meglio. Si parla di circa 8 ore con un uso medio per questo MacBook 2015, se così lo possiamo chiamare, anche se in realtà non esiste un suo precursore. 8 ore utilizzando Safari per lo più per la navigazione in internet, mentre invece con l'Air, con Safari, superavate tranquillamente le 10 ore. Questo perché appunto abbiamo comunque un display a risoluzione molto elevata che, se magari fosse sceso un pochino con i pixel, avrebbe potuto garantire anche qualche ora di autonomia in più. È comunque un dispositivo molto compatto, quindi Apple ha fatto di tutto per ottimizzare lo spazio per la batteria, tanto che se avete visto qualche video di presentazione di questo MacBook 2015 saprete che la parte di componentistica è sostanzialmente limitata ad un'unica scheda presente sul retro del notebook, che è l'unica parte che tende un po' a scaldare, tra l'altro, perché è comunque un dispositivo fanless, quindi non lo sentirete mai emettere un suono. Solamente nei momenti di carico un pochino più intenso la parte appunto sul retro tende a diventare un po' calda, tanto che tenerlo in mano può diventare un po' scomodo, però a parte quello il resto del portatile è tutto batteria. Batteria che, ripeto, garantisce una buona autonomia, ma non stellare. Autonomia che avrebbe potuto essere superiore se Apple fosse scesa un pochino più a compromessi con l'hardware. In definitiva, quindi, questo MacBook non è all'altezza delle prestazioni nemmeno di un Air. È più quasi un tablet con tastiera, un tablet molto caro, piuttosto che un vero portatile, perché comunque la presenza di una sola porta USB al momento lo limita parecchio e lo limiterà comunque anche in futuro, nel momento in cui l'USB Type-C diventasse uno standard e tutte le penne USB e tutti gli altri connettori del mondo utilizzassero questo tipo appunto di connettore, avrete comunque un'unica porta, quindi o lo ricaricate o ci collegate la pennina o lo collegate a un monitor esterno o ad un'altra periferica. Quindi in ogni caso, indipendentemente dal fatto che l'USB Type-C al momento non sia molto diffusa, e di questo comunque ringrazio tanto Apple, perché il fatto che lei l'abbia adottato su questo portatile spingerà senz'altro tantissimo l'adozione di questo standard, è comunque limitante. Quindi abbiamo un portatile che per un uso lavorativo non vi può bastare, perché comunque avrete bisogno di qualcosa in più, qualcosa che vi faccia scendere un po' a meno compromessi sia sul fronte delle prestazioni che per quanto riguarda gli accessori. Se questo quindi viene a configurarsi come secondo portatile, 1500 euro sono tanti.
Spero che in futuro escano delle versioni un pochino più economiche, li mando appunto anche sull'hardware, basterebbe già adesso far uscire una versione con 4 giga, 128 di SSD e con risoluzione inferiore e già sono convinto che qualche centinaio di euro andrebbero a scendere. E allora diventerebbe una soluzione davvero più sensata per chi cerca comunque un dispositivo votato fortemente alla mobilità o per chi comunque ha esigenze che siano soltanto di navigazione, di visione, di filmati e utilizzo di ufficio, magari un pochino più blando, e con la suite inclusa già da Apple, che comunque svolge egregiamente il suo lavoro. Non vi metterete probabilmente ad utilizzare iMovie, anche se è presente, perché dopo un po', emergeranno i suoi limiti. E non vi metterete probabilmente a fare nient'altro che richieda potenza computazionale di troppo, perché comunque questo MacBook al momento non ce l'ha. È comunque, diciamo, un buon tentativo verso una nuova direzione, di cui questo rappresenta il capostipite, ma che Apple stessa deve essere in grado di riuscire a contenere maggiormente, sia nell'hardware che nel prezzo. Nulla toglie poi che possano comunque in futuro arrivare nuove versioni che vadano appunto a soddisfare questa esigenza, anche se dubito che arriveranno tanto a breve, altrimenti non avrebbe avuto senso far uscire questo così adesso, se poi Apple pensava di far uscire appunto nel giro di pochi mesi versioni meno potenti. Ma comunque staremo a vedere, la speranza è l'ultima a morire. Per questa recensione mi fermo qui, per ulteriori dati vi rimando come sempre a quella completa scritta su www.smartworld.it. Un saluto da Nicola Ligas.